non c'è stata una sola richiesta che sia venuta a noi su questi temi. Quindi li pigliamo, li mettiamo all'ordine del giorno, convochiamo subito. A me non è mai venuta una richiesta né di convocazione di uffici di presidenza né di convocazione di direttori su temi come quelli che ho sentito pronunciare adesso. Ma questo modo è l'opposto da ciò che è avvenuto in questi ultimi mesi, in questi ultimi giorni, nei quali il nostro partito è stato esposto al pubblico ludibrio da parte di presenze in televisione di Bocchino, di Urso, di Raisi. E anche prendo atto con piacere che Gianfranco ha cambiato posizione, ma quando io e Gianni hai cambiato totalmente posizione, allora Gianfranco, allora parliamoci chiaro, sono venuto da te martedì e davanti a Gianni Letta mi hai detto, punto primo, mi sono pentito di avere collaborato a fondare il Popolo della Libertà, punto secondo, voglio fare un gruppo parlamentare diviso, punto, e io ti ho chiesto, la Sicilia ti rispondo subito, per iniziativa di Ignazio La Russa abbiamo fatto una riunione con i tre coordinatori ed in presenza di una campagna elettorale abbiamo deciso, io ho ascoltato la loro decisione, mi sembrava molto saggia, di soprassedere ad affrontare il problema della Sicilia per dopo le elezioni regionali, perché era inutile porre anche il problema della Sicilia nel mezzo di una campagna elettorale. E se mi consenti, se è vero che è stato Gianfranco Micichè il leader di questa situazione, sei stato tu che hai dato e consentito ai tuoi uomini di partecipare alla decisione stessa. Ed è, ci sono 8 uomini tuoi in quello che si chiama Popolo della Libertà Sicilia, su cui nell'ultima riunione dei coordinatori si è deciso da intervenire da martedì prossimo.